Benvenuti su Super Sonic Warriors 2. Oggi cominceremo l'avventura di C18. E niente, direi a questo punto di cominciare subito a vedere che cosa ci aspetta. Prima parte. Numero 18. Attivazione. Activate. Dottor Gero, un sopravvissuto del bla 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 bla, l'avevo già detto nella parte precedente, è tornato praticamente nel laboratorio per poter risvegliare gli androidi, solo che loro non vogliono obbedire e ci ritroveremo con C18 ad affrontare il nostro caro Dottor Gero. Au! Il problema essenziale con C18 è che praticamente con la sua mossa, quella che colpisce di lato, l'onda qui di lato, non è lunghissima, quindi tecnicamente il suo range è molto 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 limitato. Ma ce lo faremo comunque andar bene. Brabam 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 brabam. Ok, con un calcio abbiamo battuto quindi il Dottor Gero. E ora abbiamo la seconda lotta, come abbiamo potuto vedere, quella che tecnicamente ci dovrebbe sbloccare sia la saga normale che quella alternativa. Dannazione, androidi. Vattene via. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sbloccato questo punto della storia. Gioco. Cioè gioco, si chiama così. Gioco. E niente, allora, un po' come il Dottor Gero, praticamente, ora vi spiego tutto, in questa parte dovremo affrontare Vegeta e Trunks. A un certo punto dovremmo battere i due personaggi prima e dopo che il timer raggiunga un certo periodo di tempo. Quindi, così facendo, sbloccheremo sia la saga normale che quella alternativa. Allora, se non sbaglio, prima che raggiunga 800 sbloccheremo la saga normale e dopo 800 sbloccheremo la saga alternativa. Quindi, ecco, infatti le stavano praticamente parlando, 1000 secondi sono già abbastanza e niente, vediamo. Vediamo insomma che cosa succede. Io faccio una lotta ovviamente, poi quella dopo, se devo farla per sbloccare, la faccio per i fatti miei e vi risparmio la noia. Ehi, no eh. Ok, quindi abbiamo sconfitto tecnicamente prima Trunks, ora ci manca solamente Vegeta. Cioè, gli è rimasto uno sputo in poche parole? Cioè, non ci credo. Cribbio. Dai, fuori dalle scatole, su. Credo che abbiamo sbloccato la saga normale comunque, eh. Ora, anzi, non mi ricordo, oddio. Ho vinto. Ok, game over. Andiamocene via da qui. Non è quello che intendevo. C'è ancora dell'umano in te. E robe varie, bla 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 bla. Comunque, vediamo cosa abbiamo sbloccato. Sì, quella normale. Quindi ritorniamo qui e aspettiamo di fare oltre gli 800. E così abbiamo battuto i nostri eroi. Dopo che abbia sorpassato l'800, vediamo un po' ora che succede. Ok, questi Saiyan sono veramente forti, sono sorpreso. Dannazione, ho perso. Non importa, la prossima volta giocheremo a un gioco con Goku. Non perderò la prossima volta. Quindi, tecnicamente, abbiamo sbloccato questa saga extra che andremo a vedere subito. Recente disappunto. Gli androidi, chiedendo il corpo di Goku, hanno continuato il loro viaggio, ma sono attaccati da Piccolo e dagli altri. Wow. Voi ragazzi, non vi lascerò fare quel che volete più di tanto. Le piccole patatine sono state... Che? Dov'è Goku? Non ditemi che è corso via. Goku è in un'altra dimensione, per il suo problema al cuore. Cosa? Ah, dannazione. Non riusciremo a vincere il gioco. Gioco? Ci avete veramente sottovalutati. Vi annienterò. Sapete, ci sto anche pensando, non è male... avere i supporter, però quando siamo tanti personaggi contro altrettanti, cioè praticamente io sono da solo contro Vegeta e Junior, non è un grosso problema perché anzi ce la faccio egregiamente, però dico, preferirei
che fossero stati personaggi giocabili. Ma non importa, non si può avere tutto, no? Dovresti ricaricarti l'energia, Vegeta, anziché attaccarmi. Sarebbe molto più intelligente da parte tua, perché ora io ho vinto! Yeah! Distrutto! scusate. 103.000 punti. Precisi, precisi. Sembra che i nostri obiettivi siano scappati. Cosa facciamo ora? Dai, penseremo a qualcosa. 10 anni fa. Sono passati 10 anni. Gli androidi hanno distrutto le città e controllato il mondo. Gohan e Trunks, che sono stati allenati da Goku, sono preparati per rispondere alle preghiere dell'umanità. Gli androidi sono tornati. Trunks, nasconditi qui. No, verrò anch'io. Non starò a guardare bla 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 bla. Dove andremo nella prossima città? Sembra che non ci sono altri umani rimasti. Oh, non dirlo. Guarda, abbiamo degli ospiti. Gohan, ancora vivo, eh? Sei veramente diventato forte. Questa volta mi sono allenato, quindi non sarò sconfitto. Sarà il vostro turno di assaggiare la sconfitta. Bla 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 bla. Quindi tecnicamente non è una saga alternativa, è la saga del futuro di Trunks. E basta. L'ho capito ora. Ehi. Non si colpisce così una signora, lo sai? E quindi ce l'ho fatta vincere. Fiu. Ragazzi, che ansia. Andiamo avanti. Male. Non mi aspettavo che tu fossi così debole. Non scapperai questa volta, ti distruggeremo. È già da un po' da quando io e 17 siamo riusciti a vedere... No, chiedo scusa. È passato un po' di tempo da quando ho visto 17 avere così tanto divertimento. Come premio, te lo lascerò uccidere in fretta. Quindi gli androidi hanno distrutto Gohan e Trunks. E là. Ma qualcuno li sta targettando dalle ombre. Ok, non è nemmeno il futuro alternativo di Trunks, quindi niente. L'agitazione di numero 16. Gli androidi hanno sconfitto Gohan e Trunks, ma è apparso un nuovo nemico. Potere magnifico. Ma prenderò quel potere per me stesso. Chi è lui? Sono Cell, l'ultima forma di vita creata dal Dottor Gero. Tuoi parenti, per parlare. State attenzione, molto forte di tutti noi. Ok, quindi abbiamo imparato El Spiral. Ok, un attacco di coppia con tutti noi androidi. Cioè, con C18, C17, C16. Molto bene, mi piace questa cosa. Oh, bellissimo questo effetto sonoro. Allora, intanto cerco, prima di tutto, di contrastarlo un pochettino. E poi... Ah, cribbiolino. Vediamo questo super attacco tutti insieme. E abbiamo vinto, ragazzi. È stato un attacco veramente figo. Però ci stava. Ci stava. Io lo utilizzerei come Ultimate KO. Comunque... Dottor Gero ha fatto qualcosa terribile come quello. Dannazione, i miei vestiti sono tutti distrutti. Mi piaceva veramente questo outfit. Non so dove prenderemo dei vestiti, ma non abbiamo tempo per pensarci ora. Abbiamo bisogno d'aiuto. Gli androidi hanno già distrutto metà della Terra. Sembra che non sono rimaste competizioni. I miei sensori di potere non mostrano qualcuno che potrebbe affrontarci. Cosa potremmo fare ora? Potremmo andare nello spazio, o potremmo trovare qualcuno di più forte da sfidare. Non è una brutta idea, ma come andremo fuori dallo spazio? Avremo alcuni sopravvissuti a costruire una navicella. Mi sta bene, quindi sbrighiamoci ad andarcene da qui. Ah, con calma, prima abbiamo bisogno della navicella e poi potremo goderci il nostro viaggio. Gli androidi hanno cominciato il loro viaggio e loro solamente all'inizio. Qual è il prossimo nemico per loro?
Questo è il più potente dei loro giochi, è il più divertente dei loro giochi. E niente, abbiamo finito la saga alternativa, possiamo cominciare con quella normale, numero 18 contro Piccolo. Gli androidi hanno ottenuto le informazioni della Kame House, da quello che rimane del cervello di 16. Dopo quello, ok, sembra che Goku possa essere lì. È Goku qui? Quindi siete tornati, Goku non è qui. Sembra che... quindi ci direte dov'è? Credi che ve lo dirò? Quindi tecnicamente non diremo dov'è Goku, ma affronteremo gli androidi. Cioè, Androide 18 affronterà Piccolo. Che idiota, io pensavo di essere Junior, scusatemi. Confusione totale. E guardate come il vostro Teo fa perfetto, wewe. Non importa, ce l'abbiamo fatta. Quindi abbiamo sconfitto Junior. Vediamo un po'. È forte, anche se non è un androide, ha un incredibile potere. Comunque, 17 dietro di te. Cosa? Ah, data così semplice. Finalmente ho sorbito 17, ora è il tuo turno, 18. E ora comincerà tutta la storia degli androidi, quella palla mortale, noiosa, lunga. L'indecisione di Krillin. Ricercata da Cell, numero 18, insieme a 16, hanno cercato un posto dove nasconderci in un'isola deserta. Portando i danni di 16, 18 può solamente guardare le attività di Cell. Cell ha sfidato Vegeta e Trunks a una lotta. E Krillin con gli androidi ha disattivato. No, con il comando di disattivazione in mano. Tu sei. Non può essere. Krillin sta impazzendo. E noi affronteremo Krillin. Wow. Ma allora, Krillin, smetti di contrastare i miei attacchi, brutto nano pelato. Dannazione. Madonna, ti massacro. Dai, attacca. So che lo farai. E io ti batto così. Toh, con zero rispetto proprio. Bulma. Hai appena finito di costruirlo. Scusa. Cosa? Devi correre via, altrimenti Cell ti assorbirà. Per favore. Perché stai facendo questo? Hai avuto un sacco di opportunità per fermarmi. Beh. Ehi! Cell vi ha trovati! Dannazione! Oh no! Come faremo ora? Quindi il numero 18 è stata assorbita da Cell e... Quando si è svegliata, la sfida contro Cell era finita, è stata salvata, è stata riportata in vita dalle sfere del drago, si è sposata con Krillin, mi spiace, però così è successo. Perché faresti questo? Lo so, sei innamorato di 18. Ouch. Comunque, non so perché. Ok, è proprio innamorato. Idioti. Numero 17, io siamo gemelli. Non preoccuparti. Non credere che ti ringrazierò. Addio, arrivederci. Bye bye. See you later, peaches. E le ultime parole famose perché ora siamo nel torneo mondiale. Molti anni dopo, 18 e Krillin sono sposati e si sono messi nella Kame House. Davvero? Un giorno Gohan, è arrivato per invitarli al torneo mondiale. Sentendo il premio, 18 e Krillin sono entrati nel torneo. Quindi chi è il mio sfidante? Ah, sono io. Non sai che non mi tirerò indietro? Beh, mi sono allenato segretamente, non perderò così facilmente. Fun fact, perderà. Strano, eh? L'avreste mai detto? Io sì. Dai, dai, su! Non abbiamo tempo da perdere solamente con Krillin noi. Noi abbiamo tanti personaggi da dover affrontare. Non è vero, ci manca una sola lotta per completare questa saga. Oh, male. Comunque, hai fatto molto bene. Lascia il resto a me. Ci penserà lei. Ultima lotta rimasta. I ragazzi più forti nella storia. Il torneo stava progredendo molto bene finché la magia di Bibidi è arrivata a portare il caos e lo scompiglio. Krillin e gli altri sono andati a seguire Babidi. Quindi
Sono rimasti in pochi. Oh, i miei opponenti sono Ercole e Mighty Mask. Trunks, guarda, guarda. Che c'è, Goten? Siamo stati scoperti. Oh, è 18. Non possiamo vincere ora. Andiamo Super Saiyan. Super Saiyan? Ma scoprono che siamo noi. Oh no, dobbiamo utilizzare la fusione della tecnica. Ok. Quindi, ah, attacco finale. Non era proprio così la storia che utilizzavano la tecnica della fusione, però ok, va bene. L'accettiamo comunque perché tanto non possiamo fare altro. Ormai l'hanno fatta. Quindi, pronti a questa lotta? Ho la mossa finale. Molto bene, è una cosa positiva. Credo che non mi servirà, a sto punto, perché sto fatto. Poche mosse di fi. Vabbè, dai, seriamente. E niente, abbiamo fatto perfetto senza dover utilizzare alcuna mossa finale. Molto bene, direi. Quindi abbiamo tecnicamente finito anche la saga di C18. Vediamo anche cosa succederà. Beh, immagino che non ci sia molto rimasto. Per favore, non uccidermi. Tutto ma questo. Zitto. Smettila di urlare e sii silenzioso. Dammi 20 milioni di zeni e ti lascerò vincere la lotta. Non è un brutto scambio, non credi? Pagherò. Ora che hai deciso, grazie per gli affari. Quindi 18 ha vinto i suoi soldi. Beh, sono fuori. Non essere troppo violenta, ok? Ehi, vecchietto, mi pagherai quello che mi spetta, vero? Beh, non ho ottenuto il premio ancora ora. Stai aspettando un'esperienza dolorosa, vero? Dannazione! 18 gli altri hanno continuato a vivere in pace, pacificamente. E niente, abbiamo terminato anche quest'altra saga. Quindi ragazzi, grazie per essere arrivati fin qui. Noi ci rivediamo con la prossima saga che non so a quale altro malvagio dovremo tecnicamente affrontare. Lo scopriremo subito insieme. Vediamo chi è, vediamo chi è. Oh! Dopo 18 c'è. C'è Cell. Quindi ci mancano ben quattro personaggi e poi avremo finito. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a Teo e ciao ciao!